poteva avere conseguenze drammatiche. Questa mattina l'incidente stradale è avvenuto tra Azzate ed Averio. Una ragazza a bordo di una CA si è ribaltata sulla carreggiata dopo aver picchiato contro un muretto. Tutto questo per schivare, per non mettere sotto un gatino. Sul posto sono intervenuti ambulanza e automedica e una squadra dei vigili del fuoco da Varese. La ragazza è stata estratta dall'abitacolo, caricata sull'ambulanza per i primi accertamenti e i primi soccorsi, ma per fortuna sembra che la ragazza non abbia riportato gravi conseguenze. In questo momento i vigili del fuoco si stanno preparando per rimettere di nuovo l'auto in carreggiata. Come potete vedere, ci è creata una lunga coda di macchine sia da una parte che dall'altra, sia andando verso D'Averio che andando verso Azzate. La strada è rimasta bloccata completamente per consentire ai mezzi di soccorso di operare in sicurezza. Ecco, in questo momento l'ambulanza, dopo aver caricato la ragazza, si avvia verso l'ospedale. Traffico è bloccato, sul posto i carabinieri per la viabilità e per stabilire le cause dell'incidente. Ecco, in questo momento i vigili del fuoco hanno arpionato l'auto col verricello e stanno cercando di metterla in posizione naturale. Come vi avevo detto, poteva avere delle conseguenze gravi, diciamo, in quanto la ragazza, ripeto, per evitare un gattino, è andata a sbattere contro il muro, il quale muro ha fatto come, diciamo, da trampolino, facendo ribaltare l'auto sulla carreggiata. Ecco, in questo momento l'auto è stata rimessa, diciamo, sulle sue quattro ruote. I carabinieri sono lì in posto. Ecco, adesso viene spostata. Ecco, come potete vedere sulla vostra sinistra il punto esatto dove ha picchiato l'auto sul muretto, dove c'è quel signore con la tuta gialla. Ecco, in questo momento il traffico ha ripreso a camminare, l'auto è stata spostata fuori dalla carreggiata, per fortuna senza gravi conseguenze.